We have a dream. Ci colleghiamo con un siciliano. Lui si chiama Luca Madonia e lo conosco da quando ero un bambino. Ciao Luca. Eravamo bimbi, eh? Hai ragione. Porca vacca, se eravamo bimbi. Ma devo dire che mentre ho detto lo conosco da quando eravamo bimbi, ho pensato che in effetti, cioè io ho attraversato, diciamo, tutta la tua storia, perché era il 1900, era il gennaio del 1987 quando ci siamo visti nell'ufficio di Raffaella Carrà, sì, con i De Novo, e c'erano anche gli Avion Travel con Fausto Mesolella, eccetera. Dopodiché ti ho incontrato perché i De Novo sono stati prodotti da Franco Battiato, quindi casa da Franco. Certo. E poi dopo ti ho incontrato come Luca Madonia, quindi diciamo che... Insomma, sono tornato me stesso, no? Come Luca Madonia. No. Io ti ho sempre incontrato come De Novo, poi dopo... No, è vero. È vero. Mi ricordo benissimo quegli anni, mi ricordo benissimo l'incontro con te. Eravamo dei bimbi allora, l'hai detto, ma soprattutto... dei bimbi che credevano in questo sogno che poi ci ha permesso di entrare a far parte del mondo della musica e fare questo mestiere. Bello, bellissimo. Sì, ok Luca. Cos'è cambiato da allora? È una domanda tutto. Che non faccio mai, però mi chiedo, cos'è cambiato Luca? Cioè, c'hai ancora la voglia di fare, c'hai ancora l'entusiasmo, c'hai ancora la voglia di creare musica? Come funziona oggi? Guarda, è cambiato tutto, però ho sempre la spinta della curiosità e del sogno, perché per fare questo mestiere devi sognare, devi inseguire delle chimere che ti portano in posti bellissimi. Devo dire che fare un disco, fare musica è una sorta di urgenza che ogni tanto ti prende dentro, ritorna e ci ricaschi. E ci sono cascato proprio adesso perché è uscito il mio nuovo disco da poco. Vedi, abbiamo questo viziaccio noi cantanti, ogni tanto. Dice Maria Teresa Palmieri, dice Luca Madonia ha collaborato con Battiato anche a Sanremo. In effetti a Sanremo Battiato faceva il corista. Cioè, ovviamente. tu sai bene la storia. Io sono andato, mi avevo invitato Morandi e chiaramente... ci tornavo da adulto, per cui... No, fermati Luca, ti volevo dire questo. Tu parli di Morandi, ma io mi ricordo una volta che Morandi fece un programma e lui, il primo singolo del suo album, era un brano tuo. Sì. Era un brano mio che lui aveva sentito per caso, se non sbaglio, alla Sony, usciva dalla porta di un discografico. Ho detto, bello questa canzone, bella, mi piace, mi piacerebbe cantare. Ma di chi è? Di Luca Madonia. Io l'ho saputo per vie traverse e gliel'ho dato con piacere. Dico, Gianni, il pezzo è tuo, se ti piace, figurati. Ma che pezzo era? Che pezzo era, Luca? Era un brano che ho cantato anch'io che si chiamava e si chiama ancora Tu sei diversa. In effetti è un brano adatto per Gianni. Lui ripartiva, mi ha raccontato che in quegli anni gli serviva proprio ripartire dopo un fermo abbastanza lungo e per cui mi ha detto che questa mia canzone gli ha ridato la grinta e la spinta per rifare il disco che poi ha fatto, parliamo del 2006, 2005-2006 più o meno. E poi ti ha chiamato Sanremo? Poi mi ha detto sì, poi mi ha chiamato Sanremo. Lui doveva presentare un'altra trasmissione, credo che fosse una sorta di cantagiro, non so che cosa mi avesse detto, dico per cui se mi va porto questa cosa ti chiamo eccetera eccetera, poi il programma è saltato e nel 2010 è stato ufficializzato che lui avrebbe fatto Sanremo nel 2011, per cui ci siamo sentiti, gli ho mandato le canzoni, ci siamo incontrati a Roma, insomma la solita trafila, però voglio dire, Gianni è un amico per cui avevo le spalle coperte in un certo senso, però per completare, ti dicevo, il cerchio, per avere una spinta, una botta maggiore, a tutte e due è venuto in mente Franco, dico vabbè, io non ho problemi ad andare a casa di Franco a Milo, dove che tu conosci bene, e Franco, a dimostrazione di quanto fosse trasversale, di quanto fosse avanti, di quanto proprio non gliene fregasse niente di determinate logiche, invece di dirmi no e sbattermi fuori casa, mi ha detto, ma sai, la canzone mi piace,
Però io non voglio rovinarti, non voglio rubarti la scena, io potrei essere un personaggio ingombrante, ovviamente lui si rendeva conto che era Franco Battiato, io Luca Madonia, per cui zero in confronto a lui. E vengo a farti da corista, mi ha detto, io lì per lì dico, ma Franco, ma che dici? Che tu devi dire alla stampa che io vengo a farti da corista, io so per i fatti miei tutto il giorno, a Bordighera stava lui, faccio i miei studi, stava preparando non so che cosa, sbucava la sera sul palco a 2 minuti e 40. Quella è stata la mia esperienza meravigliosa con Battiato a Sanremo e vabbè, a sottolineare un'amicizia unica, unica veramente. Beh, la canzone si chiamava L'alieno, L'alieno, che poi il vero alieno era lui, non ero io, che era nato un po' in modo autobiografico, in realtà lui che appariva con le sue cuffie al pianoforte a 2 minuti e 40, questo personaggio che con Sanremo non c'entrava nulla, però nobilitava tutto, sia esteticamente che anche la canzone, era lui l'alieno, guarda. ma scusa, correggimi se sbaglio, ma è stata l'unica volta che Franco Battiato è andato a Sanremo? In gara sì, assolutamente sì, figurati. Poi lui manco aveva capito che doveva fare cinque serate, perché lì Gianni è stato anche furbo, carino. Gli faceva, vabbè, dai Franco, ci fa piacere se tu vieni, ma dai, vieni lì una, due volte. E giustamente qualcuno diceva, ma no, sono cinque le serate a Sanremo. No, vabbè, tu vieni due, tre, una, due, tre. È stato veramente Gianni. Ma non credo neanche lui sia andato come ospite a No, Sanremo, se no, ben lui è andato come ricordo. ospite, sì, è andato come ospite o una o due volte, però non ti so dire gli anni, me lo ricordo però come ospite. E poi l'abbiamo visto insieme un sacco di volte, Sanremo, soprattutto dopo il nostro, e ti lascio immaginare i commenti, le risate su tutto quello che accadeva. Quindi tu andavi a casa di Franco Battiato e guardavate Sanremo insieme? Sì. Poi dopo il nostro era un appuntamento fisso, a parte vabbè che ci vedevamo sempre con Franco, però il Sanremo si doveva vedere e commentare insieme. Guarda, divertimento ti lascio immaginare, ma puoi immaginare bene. No, sì, perché le persone non sanno che Franco era molto divertente. Guarda, Franco era una persona spiritosissima, tranquillissima, non ha mai ostentato nulla di quello che si è sempre detto di lui. Sì, raggiungeva vette estreme, però immediatamente volava verso cose quotidiane, che ne so, alle 7 di sera lui già aveva fame. Luca, basta, stacchiamo tutto se si lavora insieme. Cioè, ci sono gli spaghetti al pomodoro che ci aspettano, andiamo, andiamo. Franco era così, era meraviglioso. Allora, tu sei tornato con Non mi basta, ma che cos'è Non mi basta? Un singolo, l'anticipazione di un album? Non mi basta il singolo che è uscito un mesetto fa, che anticipava l'album che è uscito 4-5 giorni fa e si chiama Stiamo tutti ben calmi. Io quest'anno festeggio 40 anni, l'hai detto, di questa bellissima carriera. Dico bella perché faccio un mestiere che mi piace da 40 anni e mai avrei pensato di attraversare tante generazioni facendo un lavoro bellissimo che mi ha permesso di incontrare tantissime persone, di realizzarmi con la musica, che forse era veramente l'unica cosa che volevo fare. Per cui il modo migliore per festeggiare 40 anni era tirare fuori un disco dove racconto tutta la mia storia. Ci sono tre inediti, uno di questi è stato Non mi basta, il primo singolo, e poi rileggo le canzoni che più mi rappresentano, che ancora amo, che faccio dal vivo, che la gente mi chiede, alcuni brani che non facevo più, tipo Ma che idea de novo in gara a Sanremo nell'88, perché la ritenevo un po' leggerina, un po' frivoletta. Però abbiamo fatto degli arrangiamenti con Denis Marino, che è il mio produttore, nonché sodale sui palcoscenici di ovunque da 8-10 anni, per cui c'è veramente una grande intesa. Siamo andati per sottrazione, volevamo un disco acustico, qualcosa che non si sente più da anni, di quei dischi, sai, che tu ti ascoltavi come facevamo una volta di notte in cuffia, oppure chiamavi gli amici e te lo sentivi 400 volte. Una sorta di Simon e Garfunkel 2.0, c'è poca roba, intrecci di chitarre, suonini particolari, però fondamentalmente acustico. E questo è uno dei motivi perché ho chiamato l'album Stiamo tutti ben calmi, proprio per un ascolto calmo. Allora, questo album è uscito in maniera liquida o anche solida? Solida uscirà il CD al più presto, anzi ci sarà il modo di ordinarlo e arriverà direttamente a casa di tutti, fra poco, credo a metà dicembre più o meno come Ma data. ordinarlo dove?
ordinarlo, lo diremo tramite la casa discografica, la Musica Lavica Records di Dennis Marino. Stiamo mettendo in piedi tutto e stiamo andando un po' con calma anche noi, per gradi. È uscito sulle piattaforme, ora sto facendo la promozione perché è giusto parlare di un progetto nuovo quando esce, poi uscirà il CD e poi da gennaio-febbraio andremo in tour in acustico, in trio, rigorosamente, per presentare la mia storia, questo disco, in tutti i club. Voglio. Angelo Del Vecchio chiede, vinile? Vinile, forse sì, credo di sì, ma non so la data. Onestamente, forse un po' più in là, forse con l'anno nuovo. Ma c'hai già la copertina? Io pensavo ti avessero mandato la brava Daniela Turchetti. Tu hai parlato con Daniela? Sì, aspetta, questa... Fa vedere un attimo se è questa. Ti ha mandato tutte. No, questa è quella del singolo, è un particolare del singolo. La copertina... Sì, allora adesso, scusa, ma perché hai scelto di fare una copertina dove... Non so se è un sedere, se sono delle nuvole, se della panna, che cos'è? No, è un particolare. Allora, il disco si chiama Siamo tutti ben calmi e in copertina ho messo una scultura di mia sorella che si chiama Il sonno del bambino. È la posizione balasana, è una posizione yoga per raggiungere la tranquillità, rilassarsi, che per cui era perfetta per la copertina. Pensavo che l'avessi. Come faccio a fartela vedere? No, non ce l'ho la copertina. Vabbè, lo stesso, vorrò dire che quando esce il disco, esce il vinile, che c'è un altro singolo, facciamo un altro breve collegamento così ci fai vedere la copertina. Perfetto. Quindi, allora, io invece sono curioso di sapere perché tu hai fatto, stranamente, perché un video dove è praticamente tutto su di te, tantissimi primo piani e tantissime immagini sfocate. Allora, perché intanto sai... Avevo deciso di fare un video semplice perché volevo in un certo senso anche sdrammatizzare la canzone, che è abbastanza tosta, non mi basta, parla del male di vivere, parla di quelle situazioni in cui spesso tutti ci troviamo e non ci sta bene nulla, però c'è la consapevolezza che siamo artefici del nostro destino, per cui nel bene e nel male noi gestiamo un po' le nostre vite, e vuoi per egoismo, vuoi per masochismo, riusciamo sempre o molto spesso a rovinare tutto. Però volevo sdrammatizzare questo concetto, che è un po' una metafora della vita, al che ho fatto questo playback strano, un poco pazzo, canto, poi smetto e la musica va avanti, e devo dire che mi ha ispirato un video di Caetano Veloso che mi ha divertito molto, dove lui fa un po' queste cose, si muove lì più stretto. Io sono lì, mi sono divertito a muovermi come mandava, cantavo, non cantavo, però mi è piaciuto, mi è divertito. Un video semplicissimo, perché sai, non ha senso fare video alla Michael Jackson oggi, chissà che. Il video serve per presentare la canzone, per dire io ora sono questo, la canzone è questa, basta. Prima di vederci il video, ascoltarci il brano, che cos'è quella statua con quel nasone che c'hai alle spalle? Questa qui, questa, aspetta, quella là dietro. Allora, queste sono delle teste, statue, teste da modista. Mia moglie va pazza per queste cose, trovate primi del Novecento. E quella dovrebbe essere Greta Garbo, perlomeno. Quando l'abbiamo presa 30-40 anni fa, ragazzini, proprio agli inizi di De Novo, ci avevano detto questo è il calco, il modello di Greta Garbo. Comunque andavano i cappelli lassù. E ce n'è un'altra... C'era un'altra, dov'è? Di là, eccola, vedete? Ah, eccola là. Sì. Vedi che fanno? Sì. No. Sei pieno di libri, ma li hai letti tutti quei libri lì? Sono tutti vuoti dentro. No, c'è un po' di tutto. No, devo dire che si legge, soprattutto mio figlio è un grandissimo lettore, Mattia. Scrive, è uno scrittore, è anche un giornalista, lui... Ma scusa, ma tuo figlio aveva un gruppo che si chiamavano BDL? L'altro brando, sì. BDL, gruppo che si è sciolto, perché come tu ben sai i gruppi si sciolgono anche, però sta lavorando dei progetti nuovi molto molto interessanti. Spero di potertene parlare molto presto. Anche lui, ti parlerà lui. Va bene, ma visto che hai parlato che i gruppi si sciolgono, perché si sono sciolti De Novo a distanza di tanti anni, te lo chiedo? Allora, perché, sai, ti potrei dire tante cose. Intanto abbiamo passato 8 anni, dall'82 al 90, di vita iperintensa, veramente sempre insieme, 5-6 ore al giorno in sala prove, in cantina, come si facevano una volta, chilometri e chilometri. Poi alla fine evidentemente avevamo un po' voglia, perlomeno io avevo voglia di cambiare, di andare oltre le logiche del gruppo. Eravamo forse un po' stanchi, perché gli ultimi 2 o 3 anni ci è andato tutto molto bene, però... Siamo stati un po' presi troppo dal vortice del,
che gira intorno alla musica, tu sai bene come vanno queste cose. E io mi ero un po' stancato, per cui ho pensato che forse era meglio per tutti continuare da soli, per fare esperienze nuove, per incontrare altri musicisti, per andare oltre il sound di gruppo. E devo dire che col senno di poi sono contentissimo. Io ho fatto 8 anni di De Novo, meravigliosi, siamo in ottimi rapporti, siamo amici, però i De Novo hanno promesso a tutti di poi fare 32 anni di altre carriere. Come ti ho raccontato, da Franco Battiato, Gianni Morandi, ho scritto per Patti Pravo, però insomma è interessante, è bello, ti spinge la curiosità. Ma scusa, Luca, ma quindi il disco prodotto da Battiato, con cui io venni a casa di Franco e ci divertimmo un casino, è stato l'ultimo dei De Novo? L'ultimo dei De Novo, sì. Era Venuti dalle Madonie a cercare carbone, ti ricordi un giochetto con i nostri cognomi, e siamo tuttora contentissimi di quel disco, però evidentemente già la testa di ognuno di noi andava per altre parti, pur rispettando quella storia, perché è stata meravigliosa, perché ci ha messo in pista, perché avevamo 20 anni, perché facevamo parte noi, Litfi, Bavion Travel, del nuovo rock italiano. Tu sai bene cos'è stato per l'Italia, è stato un po' come il punk in Inghilterra, è stato veramente un momento di rottura, per cui grandissimo, grandissimo rispetto per quel periodo, però era giusto andare avanti, dai, poi si cresce, cambiano le voglie, cambiano le tematiche, vuoi affrontare cose diverse, ti vuoi calmare, ecco, fare dischi come questo, più caldi, con poca ritmica, quasi nulla. Allora, hai detto che non mi basta, che adesso ci vediamo e ci ascoltiamo, è un testo triste. Di che cosa parla? Parla del mal di vivere? Parla del male di vivere, sì, è un po' una metafora della vita, di come spesso non ci sta bene nulla, però appunto, come ti dicevo, siamo noi artefici del nostro destino, per cui volendo potremmo cambiare molte cose delle nostre vite. Ci vediamo con Luca quando farà un nuovo singolo ed avrà un disco solido in mano, ok? Assolutamente. Luca Madonia, non mi basta. Ciao Luca. Ciao a tutti, ciao, ciao Redi. Sto con te, ma non mi basta. Sono solo, ma non basta. Vorrei sapere che cos'è che mi fa stare male. Vorrei capire questo mondo che ogni giorno gira intorno. Vivo qui ma non mi basta. Vado via ma non basta. Vorrei sapere che cos'è che mi avvelena il cuore, se prima o poi ci incontreremo. Potremmo andare insieme al mare, seguire il volo di un gabbiano, ci porterebbe anche lontano dalle nostre ipocrisie, dalle nostre ipocondrie. Potremmo solo stare bene, stare in pace fra di noi, ma poi siamo sempre noi, sempre noi. Brucia il tempo ma non basta, fermi i giorni non mi basta. Vorrei sapere il perché di questa vita amara, se all'alba poi ci riconosceremo. Potremmo andare insieme al mare, seguire il volo di un gabbiano, ci porterebbe anche lontano dalle nostre ipocrisie, dalle nostre ipocondrie. Potremmo solo stare bene, stare in pace fra di noi, ma poi siamo ancora noi. Finché
comprendo. Wow.